di Croceco, altre invece molto promettenti, altre abbandonate perché non ho capito come raccontare la storia, però ci sono, ce ne sono, insomma, di, non dico di plaudille, però di altre figure che mi stanno molto a cuore. Però poi per scrivere un libro, per dedicargli 20 anni, ci deve essere anche probabilmente qualcos'altro, cosa di cui uno si rende conto quando il libro l'ha già scritto, non prima. E io mi sono resa conto che forse uno dei motivi per cui quella parola architettrice ha risuonato così, ha fatto vibrare, non so, una corda così segreta per me, era stata proprio l'idea che una donna fosse stata un architetto. Io sono figlia di Andreina, il libro è dedicato a lei, e mia mamma è nata negli anni 30 ed è stata una studentessa di architettura negli anni 50 del Novecento. Il fatto che mia madre sia potuta andare all'università è stata una grande conquista della storia delle donne, perché sua madre, mia nonna, nata nel 1905, ha dovuto lasciare la scuola a 13 anni per andare a lavorare, perché era una famiglia di cappellaie, facevano cappelli. E quindi il fatto che lei invece potesse andare prima al liceo per l'università era un enorme passo avanti. Però c'era un però. Intanto non c'erano, c'erano pochissime donne che poi facevano davvero l'architetto, e soprattutto c'era un'altra cosa, che non era previsto che studiare all'università, prendere una laurea, anche diventare medico a volte, c'erano già parecchie donne all'università di medicina, poi lo facessi davvero. Cioè, la professione era un di più. In realtà nella vita di una donna era previsto che se si sposava poi non avrebbe lavorato, perché per il marito sarebbe stata a sua volta una conquista poter dire che sua moglie non lavorava. E mio padre, il mio priccio, era un uomo illuminato, geniale, insomma, anche lui come priccio, poliedrico e sicuramente all'avanguardia su tante cose, però era figlio di poveri, era figlio del diamante di cui avete letto in vita, nel mio romanzo Vita, era figlio di nipote di uno spaccapietre, gente che aveva lavorato, che non aveva fatto neanche le scuole elementari, e per lui era motivo di grande orgoglio dire mia moglie non lavorerà. E quindi mia madre poi non ha finito l'università e si è sposata, cioè mia madre Andreina non ha finito l'università, si è innamorata, si è sposata e è diventata una madre. Non ha mai rimpianto mia madre di non aver finito l'università e di non essere stata architetto. E cosa che mi ha sempre fatto pensare molto, perché ho capito che poi le scelte che noi facciamo nella nostra vita non sono solo le nostre, no? Noi siamo anche scelti, quindi la generazione alla quale apparteniamo ci indirizza in una direzione, ci forma, e quindi la nostra vita non è mai soltanto la nostra, ma è anche quella di tutte quelle che sono cresciute con noi, vissute con noi nel nostro stesso mondo. Quindi la storia di Brodilla per me aveva davvero una risonanza ulteriore, l'ho sentita personalissima e estremamente universale, e mi è sembrato con grande naturalezza che fosse venuto il momento adesso di scriverlo. Ci ho messo tantissimo, come avete capito, insomma, da tutta questa storia, però bisogna anche maturare, no? Cioè bisogna avere la propria stessa vita, raggiungere una maturazione, quindi io a mia volta cessare di essere figlia e la figlia di Roberto Mazzucco e quindi poi dedicarmi, insomma, a questo racconto. Grazie.